La Cosa vedo verrà fuori? malissimo. Allora, prima di tutto, un sacco di cubetti in giro e nessuna città. Quello dovrebbe Considerando essere. che uno può costruire tracciati solo partendo da una città, vuol dire che in questo momento non si può costruire niente sulla mappa. Questo qua però è in generale la nuova edizione di un gioco di Sì. qualche anno fa, tipo 2000, 2002. 2002. Poi versione super figa con questi trenini d'eccellenza e altre componentistiche Grafica maggiorate. di Ian O'Toole, il nostro amico. Ian O'Toole Questa è la mappa base. sempre e rigorosamente nei nostri cuori. E poi ovviamente le fiche di Brass, che sono importantissime, anche se il gioco ha Sì. comunque la sua fi, però sono Sono impacchettate impacchettate perché perché queste qua più grandi sono più fighe. Brass ci insegna che le fiche sono importanti Il in generale. gioco è diviso in vari turni. Ogni turno è composto da 10 fasi. Lo scopo del gioco qual è? Noi dovremo costruire durante la partita dei tracciati per la nostra compagnia in modo da aumentare il nostro income, quanti soldi guadagniamo. Ed è il modo principale con cui a fine partita faremo soldi, perché a fine partita si prenderà il nostro income, lo si triplicherà e quella sarà la base di partenza dei nostri punti. Le fasi più importanti generalmente sono le prime due, perché questo gioco è stronzo e ce l'ha con te, ma non solo con te, ce l'ha con me, ce l'ha con tutti, quindi vuole che tutti perdano e ci prova in tutti i modi. Nella prima fase, la fase più difficile, bisogna decidere prima di fare il turno, quanti soldi serviranno per quella partita, per quel turno. Come si fa? Noi all'inizio abbiamo due share che abbiamo dato agli investitori, ogni share vale 5 monete e infatti ne abbiamo 10 monete. Nel primo turno tu puoi decidere quante share dare di nuovo agli investitori. Ad esempio, se hai due, vai a 4, quindi dai altre due share, ti prendi altre 10. 10 monete. Ok? Teoricamente tu puoi anche dare tutte le share al primo turno e ti prendi un sacco di monete, ma vedremo che non è una buona idea, perché ogni volta che dai una share dovrai pagare degli interessi a un certo È punto del comunque un gioco. prestito, Esatto, è un quindi. prestito, quindi tu ogni turno devi ripagare questo prestito. Poi c'è la determinazione dell'ordine di gioco. In questa fase si mettono qua tutti i cerchiolini e in ordine di turno si fa un'asta. Quando si è in tanti giocatori, questa fase è molto importante perché quest'asta serve per determinare l'azione speciale che avrai durante quel turno. Ognuno di noi potrà scegliere un'azione speciale che solo lui avrà. Facciamo finta di essere in tre persone. Io punto 1, tu punti 2, lui punta 3, io punto 4, tu passi. Il primo che passa non paga niente. Ah, va all'ultimo posto a Va destra. all'ultimo posto, a destra. Tutti quelli che passano, tranne gli ultimi due, pagano la metà. Quindi lui ha detto 4, pagherà 2 monete. Poi io passo, avevo detto, facciamo detto, gli dico 6. Lui aveva detto 5, passa, paga 5 e io pago 6. Io sarò il primo, secondo, terzo e quarto. Solo il primo e il secondo pagano il prezzo Solo il primo e il intero. secondo pagano il prezzo intero, gli altri invece pagano o la metà o O niente. l'ultimo niente. Dopodiché, in base all'ordine di turno, si scelgono le azioni speciali. Queste azioni speciali le vediamo dopo aver visto il resto del gioco perché sennò non si capiscono. C'è Build Track che in questa fase, in ordine di turno, ognuno di noi può costruire da 0 a 3 tracciati. I tracciati, come vediamo, possono essere tracciati dritti, curve e poi ci sono tracciati che si sovrappongono. Mettere uno di questi tracciati ha un costo diverso in base a due fattori: il tipo di tracciato, se è semplice, complesso che coesiste o complesso che si attraversa, e il tipo di terreno. Quindi costruire sulla pianura un tracciato semplice è quello che costa meno, due monete. Costruire un tracciato complesso sulla montagna Cosa costa sei? 6, quindi c'è un bel range, qui in base a dove costruisci si guarda questa tabellina. Cosa importante? Questo costo è se costruisci direttamente questo, cioè se io costruisco direttamente questo, allora pago questo costo, un tracciato, e poi voglio migliorarlo, quello è un costo di replacing, e il costo di replacing, se da semplice lo fai complesso, costa 3, se rimpiazzi una città costa 3, altrimenti costa sempre 2. Quali sono le regole per la costruzione però? Regola numero 1. Tu devi partire sempre da una città, cioè
cioè il tracciato deve sempre ricondurre a una città. In questo momento, in questa mappa particolare, le città non ci sono, le città sono queste tile colorate. Nelle altre mappe, come questa, è tutto cosparso di tile, di città. E queste qui sono città aggiuntive che puoi aggiungere. Tu puoi partire da questa città a costruire, ok? Puoi costruire fino a, appunto, tre tracciati. In questa mappa, quando costruisci in una tile con un cubetto, il cubetto lo metti sopra, ok? Quando costruisci, metti un tuo trenino per indicare che quel tracciato è tuo. È un tracciato si considera incompleto se, come in questo caso, non conduce da nessuna parte. In questo momento non è ancora arrivato in questo paese, arriva dalla parte della città, ma di qua non c'è niente. Se di qua ci fosse una città, questo sarebbe un tracciato completo. Oppure se, ad esempio, qua costruiamo questo, quindi questo tracciato arriva effettivamente fino a un paesino, allora questo è un tracciato completo. Quando metti una città, il costo della città è 1 per il fatto che ci sia il paesino, più 1 per ogni uscita che ha. In questo caso ci sono 1, 2, 3 uscite, più il cerchiolino, sono 4 monete. Se il turno dopo io li continuo, rimangono miei, vuol dire che devo costruire almeno un prolungamento. Se invece non faccio niente, li perdo e quindi qualcun altro potrà attaccarsi là. A fine partita ogni tracciato che hai vale un punto, cioè proprio ogni pezzo, questo 1, 2, 3, questo sono 3 punti. Dopo che hai costruito c'è la fase di movimento dei beni, ok? Tu puoi consegnare i beni da un posto a un altro. In questa mappa funziona in maniera un po' particolare, perché generalmente i beni sono su una città e li porti verso altre città. In questo momento io posso fare la consegna partendo da un qualsiasi cubetto su un mio tracciato, tipo posso consegnare questo da qui alla città dello stesso colore. Ogni movimento fino alla città equivale a un passo, ok? Tipo portare questo fino qua sono un passo fino a questo paesino, più un passo fino alla città sono 2 passi. Ognuno di noi può fare un numero di passi, di step, pari alla propria locomotiva, che è questa, che all'inizio è 1. Quindi in questo momento io questo bene non lo posso consegnare perché non ho abbastanza, la mia locomotiva non è abbastanza potente. Durante il move goods ognuno di noi può consegnare 2 beni, quindi tipo io posso consegnare questo e se avessi locomotiva 2 potrei consegnare questo, oppure posso decidere di saltare uno dei miei 2 move goods per incrementare la locomotiva. Quindi questo anziché a 1 lo porto a 2 e poi quando tocca di nuovo a me consegno questo bene, consegno questo bene. Ma qua posso muoverlo anche se la linea è incompleta? Anche se la linea è così, io questo lo posso muovere, basta che sia mio. E quando lo consegno, in base a quanti passi ho fatto, tipo questo fa 1, 2, 2 passi, incremento di 2 il mio income. Dopo che sono stati fatti i movimenti, mi ha detto che sono 2, ne faccio uno in ordine di turno, faccio io una consegna, tu una consegna, io una consegna, tu una consegna. Dopo che entrambi abbiamo fatto le consegne avremo un income diverso, ad esempio, non so, 3 e 2. Sì. Dopo che abbiamo fatto tutti i nostri 2 movimenti nel move goods, c'è la fase di income, in cui in base a dove siamo si guadagnano soldi, tipo io sono a 3 guadagno 3 monete, tu sei a 2 guadagni 2 monete. Sì. E poi okay. Expenses, bisogna pagare per il nostro network e per tutte le share che abbiamo dato. Quindi ad esempio sei a 4 share date, la lunghezza dei tuoi link, della tua ferrovia è massima di movimento, la potenza è 1, 4 più 1, 5, devi pagare 5 monete. Posso riguadagnare pago. In questo momento tu hai 2, vuol dire che in realtà stai pagando 3 monete, stai perdendo 3 monete anziché guadagnare. Ma cosa è importante? Se tu sei senza monete, scendo lì. Devi scendere. In questo caso dovresti pagare 3 monete, scendi di 3, però fai 1, 2. Vai a guardare la televisione perché... Esatto, perché sì. Sei andato in bancarotta. Quindi è molto importante, come vi dicevo, se questo lo porti a 15 all'inizio vuol dire che ogni turno tu devi pagare 15 monete, che sono un sacco di soldi. In più, se tu non ne prendi abbastanza e finisci tutte le tue monete e non sei assalito abbastanza di income, torni indietro e puoi andare in bancarotta. Quindi, che può succedere anche il primissimo turno. Esatto, no? Anzi, il primo turno è il più facile in cui perché inizi con niente, magari ti fai i calcoli male e
e sballi tutto. Dopodiché, in Camera d'Action, se si è oltre il 10, ci sono queste linee, tipo, se io sono a 15, sono, ho la mia, vuol dire che la mia ferrovia è molto grande, inizia ad avere dei costi extra, devo pagare tasse extra e così via, e quindi riduco il mio income in questa fase di 2, 1, 2, oppure in questa fase si durerebbe di 4, poi di 6, poi di 8 e poi dopo di 10. Infine ci sarebbe il Goods Growth, che questa, in questo gioco non c'è, qua ci sarebbero dei cubetti. Nelle mappe normali ogni città ha un numero, che può essere marrone o bianco. Si lanciano dei dadi, uno per ogni giocatore, quindi se fossimo in due si lancerebbero due dadi. E in base al dado che esce, si prenderebbero i cubetti da qua sopra e li si aggiungerebbero alle città. È un modo con cui normalmente si aggiungono risorse continuamente alla mappa. Qua invece non si aggiunge niente. Qua non si aggiunge niente. Quello che c'è sulla mappa ora è quello che ci sarà per tutta la partita. Azioni speciali. First move. Quando si arriva alla fase move goods, indipendentemente dal tuo ordine di turno, tu puoi essere il primo a muovere i goods, quindi trasportarli in giro per la città. First build. Quando c'è la fase di build truck, indipendentemente dal tuo ordine di turno, tu puoi essere il primo. Okay. Engineer. Generalmente tu puoi costruire da 0 a 3 tracciati, con Ingegnere puoi costruirne da 0 a 4. Locomotive, appena lo fai la tua locomotiva sale di 1, quindi vuol dire che puoi muovere due goods direttamente al nuovo valore, oppure usare anche lì uno di quei due per incrementarlo, quindi è l'unico modo per riuscire a incrementare di 2 i tuoi move goods, cioè la tua locomotiva, nello stesso turno. Urbanizzazione, la più importante all'inizio del gioco, in questa mappa apparentemente. Prendi una di queste città e le piazzi da qualche parte, ok? Dove le puoi piazzare? Dove ci sono i paesini, cioè stai facendo evolvere quella città, cioè quel paese in una città. In questo gioco funziona un po' diversamente l'ordine di turno, non c'è il bid auction, ma quando finisce il turno, si inizia il turno successivo, prima dell'issue share, questo si inverte. Ok, tu se diventi il nuovo primo giocatore devi decidere se pagare 5 monete per effettivamente essere il primo giocatore. Se non le paghi, io posso decidere di pagare 5 monete per ritornare primo giocatore. Se non le pago, si inverte gratuitamente l'ordine di turno. Chi ha messo questo in questa fase diventa primo giocatore, ma deve comunque decidere di pagare le 5 monete. Vogliamo lanciare? Lanciare. Lanciamo. Era il destino. Era il destino. E da dove partire? Qua sono già nella confusione più totale. Facciamo così, ne prendo una. Una share, quindi prendo 5 monete. Io anche ne prendo una, perché l'ultima volta ho fatto lo sborone e sono rimasto inculato con la città da record. Io prenderò Urbanization. Ah, ok, subito, che quella è la roba più valevole, direi. Allora io prenderò la locomotiva. Ci sta. A questo punto inizio io, build track, metto un bel viola perché... Un dollarello in più. Sì, adesso infatti lo calcoliamo. Questi sono 3, 6 per ora. E poi 7, 8, 9. No, 3, 6, 7, 8. 8 monete. Ah, questo sono tutte e due nel fiume. Queste. Tutte e due nel fiume. 3, 6, 8. Quindi sì. Pago 8 e mi prendo 2. E poi metto questo qui e questo qui. Andrò molto cauto. Ma puoi solo costruire da qua. Ah, da lì? Ah, da una città. Sono stato gentile e te l'ho lasciato, perché sennò se io mettevo questo non potevi costruire niente. Che inculata, ragazzi. Infatti, l'avevo percepita lì l'inculata, ma no, vabbè. Facendo una curva così. Mm-hmm. No, andiamo dritto verso la città. E sono 4 monete per ora. Tipo, se vuoi fare una cosa così, metti questo. Ecco, esattamente una curvella così. Facciamo e quello questo. Ti costa 2,4, questo è una questo 2,4 più 3. Ah, perché è 1 più 2 uscite. Mm-hmm. Quindi 3,7, ti prendi 3 di resto.
Ma quindi all'inizio, se nessuno fa urbanizzazione, non si costruisce niente. Sì, però cioè, vuol dire che entrambi non avete capito niente, non ho capito niente del gioco. Mi pare abbastanza emozionale. Inizio io e faccio uno. E quindi salgo di uno. Ah, quella fra lì. Perché e vai a uno per te. Andiamo a uno. Poi io faccio uno. Non mi conviene neanche incrementare quello perché è solo un costo aggiuntivo. Sì. Ok, a questo punto cosa succede? L'income. Allora, io dovrei guadagnare 2 e devo pagare 4. Quindi pago 2. Ah. Dopodiché tu sono 3 e 1 qua. 3 e 2, 5. 1 devi pagare 4. Income reduction non c'è. Si va avanti di un turno. Sì. Questo si inverte, tu devi pagare 5 se vuoi diventare primo giocatore. E naturalmente non le ho. E io. E vedi? Avevo preso. Sagace. La share in più per questo caso. E quindi torno come giocatore. Calcoli malsani. A questo punto però mi servono effettivamente delle monete. Adesso sì, siamo già particolarmente schifosi di monete. Io ne prendo 3. Addirittura vai secco di dirimpetto. Sì, sì, qua bisogna provare. Bisogna usare. Bisogna darci secco. Io ne prenderò. High risk, high reward. Io ne prenderò solo 2, dai. Perché... A questo punto io riprenderò urbanization. Ovviamente, per l'importanza del primo giocatore, potrei tentare e mettere 4 pezzi. Io farò questa mossa stronzissima. Prendo questo, lo metterò qua, quindi questo te lo perdi. Poi continuo questo e lo completo. Ed è una mossa. Seconda mossa, metto questo. E sono quindi 1, 2, 3, 4, 5 per ora. 5 più 4, 9. Da dove dovrei costruire io? Da qua. Ah, da lì! Vacca boia. Devi paccare se vuoi costruire. Giustamente, perché ci sono... Sto cagando soldi. Poteva andare peggio. Se faccio così faccio 4. Sì. Questo sono 4 monete. Mm-hmm. Faccio una tuirata. 6. Facciamolo così. Quindi sono 4, 5, 6. Quindi paghi 10 e ti prendi il resto di 1. Quindi in realtà aspetta, hai 9. A questo punto move goods. Io aumento a 2. Io farò questa cosa qui, 1 e 2. Ok, quindi tu aumenti di 1 e io aumento di 1. Dopodiché io farò 1, 2. Quindi aumenti di 2. Vado a 5, sì. Tu e fai 1 e 2. Sì. Passi da me o passi da te? Si sa mai, simpatico, no, così uno a caso, uno chiede, scusa. Tu non l'avresti chiesto? 5, 6, 7, meno 4, 3 monete. Sì, e rimani con 2, quello che ho fatto prima. E io sono a 6, 7, 8, meno 5, devo dare anch'io 3 monete. Ok, a questo punto si inverte, puoi pagare 5 per rimanere primo. Certo, posso pagare tutto quello che vuoi. No, ti lascio andare primo perché io non ho. Vai, tocca a te. L'urbanizzazione mi pare una scelta essenziale. Ah no, aspetta, prima devi decidere quante share vuoi. Ah, quante share voglio? Allora, per migliorare quello è sempre 3 monete. Facciamo 2, dai. Engineer. Potrei mettergli un blu, visto che vedo dei blu. Ci sono dei blu in vista. Però adesso posso partire da lì. Ah, guarda, da qui tiro dritto, 2. E tiro ancora dritto. E poi c'è quella città, per adesso io farei così. E quindi pagare 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4.
E quindi sono 8 monete. Muoverò questo blu così. E questo è un 1. Io faccio 1, 2. E farò di nuovo questo un'altra volta. Quindi 6 di 1. E io faccio 1, 2. Tu sei a 7, 2, 9, meno 6 devi pagare 3. E io sono a 8 e 2, 10, meno 9 devo pagare 1. A questo punto non c'è reduction, non c'è growth, si va avanti di un turno, si inverte. Io non posso pagare 5, ma tu non puoi pagare 5, quindi divento primo gratis. Tu quanti sì. vuoi? Sì, 2. 2. Io faccio urbanizzazione, come avevo detto. Ma se facciamo la locomotiva, dai. Ci sta. Allora, urbanizzazione. Metto qua un bel rosso. 1, 2. Allora, ho questa che mi costa 4. Devo pagare 2, 4, che ho già pagato, più altri 4. Una curva qui. Poi un dritto così. Un'altra tuirata verso qua, quindi sono 7. A questo punto io aumento di questo a 3. Allora io prendo questo arancio, farò 1, 2 e 3. Sì. Quindi qualcosina faccio. E io vado 1, 2, 3 con questo, facciamo 1, 2, 3. A questo punto prendo questo altro arancio e farò di nuovo 1, 2, 3. Sì. Bene. No, ma aspetta, così non lo potevi fare. Perché la tua testa era girata. Ok, a questo punto si pagano. Io sono a 10, 13, 12, pago 1. Tu sei a 9, 12. 9, sì, 12, 9, paghi 3. Ah, che rottura di coglioni! Volendo puoi fare la stessa cosa, fai 1, 2, 3, 4, 5, tu fai 4, io faccio 1. Ah, perché? Ah no, io non pensavo di poterlo prendere. Sì, sì, puoi prendere, se pungente dai un punto all'altro. Ah, sì, lo facciamo. Quindi in realtà ci siamo di nuovo pareggiati. 5, 19, sono a 20, prendo una moneta. Yes. Io sono a 12 e 5, 17, 12 monete. Stica. Ultimo turno, vuoi diventare primo giocatore pagando 5? Okay, no, non lo faccio. Io lo faccio. Perché hai soldini, quindi va bene. A questo punto sceglierò ingegnere. Io non prendo share, tu prendi share. Io prendevo un 5. Ok, poi io faccio io divento primo giocatore. Io faccio ingegnere. Facciamo l'urbanizzazione, dai. 1 che costa 3, poi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bella madonna! Diamo tutti i soldi, tanto non serve più niente. Allora, io da lì. Io Picasso. Bravissimo. Non avrei neanche immaginato. Perché queste battute vanno per la maggiore. Ah. Io direi che vanno per sol minore. allora io tiro dritto da qui, quindi 4 monetazze, poi vado con la città delle rose lì. Questo? Facciamo l'urbanizzazione. Rimangono quelle due. Ti costa 4 più 3, 7, non è abbastanza moneta. Puttana vacca. Allora no. Puoi farlo in un altro modo. Se vuoi prendere l'arancione, non ti serve niente l'urbanizzazione in teoria. Ma puoi pagare, puoi fare. Anzi, no, puoi fare questo se vuoi. In ogni caso, questo ti costa 3 più 3, 6. Esattamente questi 6 che hai. E lo fai così. Ah, vado a migliorare. Fai così. Fumo parei. L'unica cosa è che questo tracciato non ti darà punti a fine partita. Perché rimarrà incompleto, però almeno consegna una consegna in più.
Ok, tocca a me. Tocca a me. Move goods. 1, 2, 3, 4, 5. Questo era Anchione, già qui ci sono arrivato. 1, 2, 3 e 4. Posso fare 4. Varie combinazioni, ma sempre 4. Facciamo 1, 2, 3, 4. Se prendo questo qui, fa 1, 2, 3 e 4. L'unica cosa... Poi nessuno di noi deve pagare niente. Si torna indietro di... Non deve pagare niente? 2, 3, 4, no, guadagneresti monete. Ah. Però per sarebbero 15, 5, 20, tu hai altri 20, quindi... E io sono... A questo punto si tolgono le share. 22, 2, 2, 3, 4, 5... Guarda come scalo, wow, 28, 18, 16, poi si triplica questo valore, 7, 14, 21, 15, 30, 45, più 3, 48, e poi si conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, questo niente, 18, 19, 20. Quindi vai a 41. 41? Io meglio dell'altra volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. E vabbè. 48. 58, 68, 78 più 1. Cioè, hai fatto il giro? Ho fatto il giro. Quindi 79. 79 a 41. Ovviamente. E soprattutto hai capito come rompere le palline? Sì. Allora. Quando incombe la rottura di palline, il blocco delle linee, di ciulare le risorse agli altri, allora. Sì, è interessante. Questa mappa, perché è molto diversa dalle altre, ha reso il gioco, cioè funziona anche in due giocatori. Ho provato un'altra mappa in due giocatori, non funzionava bene, questa funziona. Hai effettivamente all'inizio l'ansia dei soldi, o comunque devi gestirti i soldi per fare le cose. Cioè c'è una determinazione pazzesca, perché c'è quel piazzamento lì e non è tiro casuale. Esatto, in questa mappa non c'è casualità, zero, perché nel momento in cui comincia il gioco è tutto lì, quindi infatti tipo io ho messo il viola qui perché ho visto che c'erano dei viola che mi permettevano di allargarmi facilmente. Poi sono stato un po' stronzo perché ti ho chiuso qui e quindi per il blocco. Dovuto... Allora sono scappato da questa direzione. Che però era molto costoso, quindi ovviamente non era... Cioè c'avevo la risorsina lì e detto facciamo quello, invece... Poi sono arrivato e dice, no, dovevo essere per il primo, ma non avevo mai abbastanza soldi per diventare il primo. E infatti all'inizio io mi ero preso una share in più solo con l'obiettivo di ritornare per fare due volte il primo giocatore se tu non avevi abbastanza soldi. Con audacia subito il pensiero è andato come al fottere, esatto. Come fottere l'avversario. Lo scopo di questo gioco alla fine è rompere il cazzo agli altri, perché sennò no, non è bello, no? Eh no.